Siamo qui per commentare questa tornata elettorale, le comunali 2017, in particolare nella regione Marche. Che risultato è stato per il centrodestra, in particolare per Forza Italia? Sostanzialmente siamo molto soddisfatti. Il risultato più importante e clamoroso è quello di Tolentino, dove il sindaco Pezzanesi ha vinto al primo turno e Forza Italia ha fatto un ottimo risultato con oltre il 10% di consensi. Eleggiamo poi l'avvocato Alessia Pupo e il consigliere uscente capogruppo Carmelo Ceselli. Adesso sicuramente qualcuno farà anche l'assessore, quindi scorriamo anche nella graduatoria. Poi credo che sia un buon risultato anche quello di Civitanova Marche. Il nostro candidato sindaco Fabrizio Ciarapica è in testa e speriamo di vincere il ballottaggio. Era una impresa molto difficile perché c'era il sindaco Corvatta uscente del Partito Democratico, quindi siamo molto soddisfatti. È andato meno bene in provincia di Fermo e in provincia di Ancona, dove purtroppo tutto si è concluso per noi al primo turno, ma credo che fosse tutto questo ampiamente previsto. In alcune realtà minori le liste alternative a centro-sinistra, al Partito Democratico, hanno fatto molto bene. Diciamo che tutto sommato questa consultazione elettorale è abbastanza positiva. Forza ecco. Italia si colloca tra il 7 e il 10%, quindi se non ci sono particolari motivi per essere festanti, però abbiamo tenuto bene e si vede un arretramento pauroso del Partito Democratico e anche la scarsa tenuta del Movimento 5 Stelle, perché nelle amministrazioni comunali bisogna esprimere persone di valore, classe dirigente, e il Movimento 5 Stelle di persone di valore, di classe dirigente non ne ha nulla. Una sola cosa su questo Ceroni, infatti le volevo fare questa domanda. Guardando non solo alle Marche, un po' anche il quadro italiano, i commentatori hanno posto questa questione, cioè che sostanzialmente questo Movimento 5 Stelle, che praticamente non arriva al ballottaggio nelle città importanti da nessuna parte e che comunque vede quella che possiamo tranquillamente definire una sconfitta, visto il risultato in percentuale non certo positivo, dimostra un fatto, cioè che chi si è messo in coalizione, lo ha fatto il centrodestra, lo ha fatto il centrosinistra, ha ottenuto dei buoni risultati. Vince. Andando da soli, in questo caso sembra che non si possa andare da nessuna parte. Ma mi pare che da questa elezione si traga appunto questo insegnamento. Se si rappresenta una coalizione, una proposta politica seria e competitiva, si può anche vincere. Se poi si va per conto proprio, mettendo insieme solo un po' di facinorosi, un po' di esaltati, non si va da nessuna parte.